Sii gentile. In Filippesi 4:5 è scritto: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. La parola greca usata per gentilezza significa forza sotto controllo, come l'immagine di un selvaggio stallone che è stato dominato. Questo non significa essere deboli e rammolliti. Le uniche due persone che nella Bibbia vengono definiti gentili, Mosè e Gesù, erano entrambi forti. Gentilezza è trattenere le tue reazioni e scegliere la risposta da dare alle persone piuttosto che semplicemente reagire. Nei prossimi giorni fai attenzione a cosa significa essere gentili. Quando qualcuno ti serve, sii premuroso e non esigente. Paolo scrive, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri, Filippesi 2:4. Come tratti i camerieri, i commessi, gli assistenti amministrativi, gli impiegati, i banchieri, i poliziotti e gli altri che sono al servizio? Sei rude? Sei distante come se fossero solo macchine? Ci pensi che potrebbero aver avuto anche loro una giornata difficile? O pensi solo a te stesso? Il primo modo di sviluppare la gentilezza è provare a capire le persone come loro. E il primo posto dove dovresti essere gentile è a casa. La Bibbia dice che le mogli devono adonarsi di uno spirito dolce e pacifico. 1 Pietro 3:4. Pietro sta semplicemente dicendo che la gentilezza può essere più attraente di qualsiasi vestito o gioiello che decidi di indossare. Ai mariti la Bibbia dice: vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna. Se nella tua indole essere insensibile e prepotente, dovresti lavorare sodo. La scrittura dice che devi essere comprensivo, non esigente, verso le persone che ti servono e quelle con cui vivi.